Rispetto al commento che mi chiedevi, è stato sicuramente un grande risultato che premia la scelta del candidato Antonio Bravi, del candidato che dava continuità ad una esperienza amministrativa che evidentemente è stata gradita dai recanatesi. Già il risultato del primo turno ci indicavano questo gradimento, questa positività, e quello che è avvenuto al ballottaggio lo ha confermato. Un ballottaggio particolare dove di fatto, come ha dichiarato ieri sera Antonio, eravamo contro tutto e contro tutti, perché verso Simonacci erano confluite tante liste. E poi ci sono stati altri atteggiamenti ambigui se non ostili. Quindi aver vinto di pochi voti, si poteva vincere in maniera più ampia, se ci fossero stati comportamenti responsabili da parte di alcuni, però aver vinto con una coalizione interamente civica costruita in poche settimane. Eravamo partiti per mettere in piedi due liste, al massimo tre. Abbiamo avuto un entusiasmo crescente, una partecipazione sempre più forte, tanti giovani che si sono avvicinati e alla fine abbiamo messo su cinque liste civiche. È un risultato veramente importante che penso gratifichi molto Antonio e gratifichi tutto il gruppo che si è costruito, con un unico obiettivo, quello del bene della città di Recanati, quello di poter proseguire una esperienza che ha cambiato la città di Recanati. Per me è stata una grandissima emozione ieri sera aver consegnato informalmente la fascia di sindaco ad Antonio, che è stato al mio fianco per 10 anni in maniera sempre puntuale, competente, con equilibrio, con capacità indiscutibili, è stato l'artefice del risanamento del bilancio. Sapevamo che era la persona giusta e sapevamo che affidare il comune di Recanati nelle mani di Antonio Bravi era come metterlo in cassaforte, proteggerlo da qualsiasi tentativo qualunquista o degli improvvisatori. E quindi siamo contenti di aver fatto questa scelta. Il risultato elettorale ci ha confermato che era la scelta giusta. Oggi, poi, quando c'è stata la proclamazione, è stato un altro momento importante e quindi ecco, non posso che esprimere la felicità per questo risultato. Questo movimento civico Vivere Recanati Fiordomo, sia a livello numerico il secondo gruppo della città a pochi voti di distanza dalla Lega Nord. Penso che ci siano tutte le condizioni per continuare a lavorare bene, come ha dichiarato Antonio, ci sono tanti progetti da portare avanti, da completare, sicuramente non c'è bisogno del periodo di ambientamento perché Antonio fin da subito si mette in moto perché conosce la macchina, le sue potenzialità e può davvero far bene. Penso, come considerazione generale, che questo risultato, che è attenzionato anche a livelli superiori, ci arrivano telefonate un po' da ogni parte d'Italia, dai media, perché comunque è un qualcosa di particolare, vince un raggruppamento civico contro tutti i partiti politici. Noi abbiamo sempre detto che non ce l'abbiamo con i partiti politici, anzi i partiti svolgono un ruolo essenziale quando questo ruolo lo svolgono in maniera trasparente, con concretezza. Questo risultato penso proprio che possa dare la dimostrazione di come la politica fatta in un certo modo, con la P maiuscola, con la concretezza, con il contatto con la gente, con i progetti che migliorano la qualità della vita,
che danno un'attenzione al sociale, alle persone in difficoltà, alla cultura, il turismo, alla sicurezza, che è un tema che qui a Recanati non abbiamo lasciato alla destra, ma lo abbiamo affrontato con risultati veri in termini di prevenzione, con la videosorveglianza, in termini anche repressivi quando serve. Ecco, una politica portata avanti con queste caratteristiche e con queste finalità viene premiata, non c'è vento di destra che tenga. Voglio infine esprimere una considerazione rispetto a Simone Simonacci, col quale ho avuto modo di parlare per qualche minuto in un paio di occasioni e mi ero messo a sua disposizione, nel caso fosse diventato sindaco, perché mi è sembrata sicuramente una persona brava, sincera, appassionata. E penso che possa portare come referente dell'opposizione un contributo importante per contribuire con le idee, con sollecitazioni positive al buon governo della città. Penso che possa incominciare anche un percorso diverso con chi rappresenta comunque tanti recanatesi, che sia un percorso di ascolto e di collaborazione. Penso che Simonacci, da questo punto di vista, possa dare un contributo anche per la sua giovane età, per far sì che il dibattito possa crescere, possa misurarsi sulle cose concrete, non essere quella contrapposizione anche violenta che spesso, c'è stata. La campagna elettorale è stata molto dura. I personalismi e tutto quello che blocca un dialogo costruttivo anche tra modi di pensare diversi.